Per i prossimi 7 giorni abbiamo il Re di Denari, un arcano che ci invita in modo preponderante non solo a ricontrollare tutti i nostri progetti in modo fattivo, concreto, materiale, ma io voglio dare uno spunto in più, una marcia in più a questa carta che troppo spesso viene interpretata con troppa superficialità. E allora questo, oltre che ovviamente un buonissimo periodo per attrarre ricchezza, per attrarre denaro, risulta essere anche un momento in cui tu puoi tradurre la tua visione in qualcosa di tangibile. Ecco perché è opportuno iniziare a mappare il tuo piano, a raccogliere le risorse, quelle che sono in grado di poter supportare e manifestare i tuoi obiettivi in modo più concreto rispetto a come hai fatto finora. Questo perché tutte quelle persone che mi confidano di essere molto creative o di avere tantissime idee, ma di non metterle in pratica, quindi mi dicono io sono una persona che ha tante idee, però sai, poi mi serve sempre qualcuno che mi aiuti a metterle in pratica. Cioè, quel avere tante idee, sì, è un pregio, è una qualità, ma è una qualità anche la coerenza, il darsi da fare, il trovare un modo per passare dal mondo del concettuale al mondo del pratico, al mondo del materiale, al mondo del manifesto. Inoltre, sì, sai, già avviando il tuo progetto, quindi sei proprio là che ti... Allora cerca di capire non come supportarlo a breve termine, ma a lungo termine. Magari hai bisogno di apportare qualche piccola modifica che ti permetta di allungare il periodo di vita della tua idea, del tuo progetto. Quindi se queste energie in qualche modo risuonano con te, ecco che la domanda cardine sulla quale lavorare non è tanto quella come attrarre la ricchezza nella mia vita, e questa già va bene, però come mantenerla? Come mantenere questa parte materiale? Come mantenere in vita questo progetto in modo concreto? Comincia a lavorare in questa ottica se e solo se queste sono le tue energie, altrimenti prendi questo video e buttalo via, non so.